al via i nuovi GAL, gruppi di azione locale dell'Emilia-Romagna, società in partnership tra enti pubblici e soggetti privati per promuovere lo sviluppo economico, favorire l'incremento dell'occupazione e potenziare i servizi sociali nelle zone rurali marginali del territorio. Obiettivi da raggiungere potendo contare su 66,4 milioni di euro, il 5% delle risorse complessive assegnate dall'Unione Europea alla Regione Emilia-Romagna per l'attuazione del programma di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020. Tra le new entry, il GAL Valli Marecchie e Conca, il più piccolo come superficie, comprende anche 7 comuni del Riminese che nel 2009 sono passati dalle Marche alla Regione Emilia-Romagna. Noi abbiamo 6 GAL che si sono venuti a formare nella prima fase di selezione in regione e che da domani agiranno con la loro strategia che ci hanno presentato e che oggi abbiamo illustrato, una strategia basata molto sullo sviluppo dell'agricoltura intesa come un elemento di traino anche per il turismo. Abbiamo visto che agricoltura, paesaggio e turismo sono le parole d'ordine di tutte le strategie dei GAL, dal Delta 2000 che è un territorio di pianura agli altri territori di montagna, il nuovo GAL, quello di Rimini e Valconca, ognuno dialogando sul territorio con tutti i portatori di interesse, quindi i comuni, i commercianti, gli operatori turistici, ovviamente gli agricoltori, ha elaborato una strategia che ora sarà dotata di 66 milioni di euro da parte della regione, distribuiti sui 6 GAL, che quindi potranno fare i loro bandi destinati a filiere territoriali e locali.